Beh, strappiamo dalla giuria un altro componente, ma solo per qualche minuto naturalmente. Lui, l'abbiamo già detto nella presentazione iniziale, è uno tra i migliori flautisti rock d'Italia e non solo nel nostro paese. Ha collaborato con tanti grandi della musica italiana ed internazionale. La sua collaborazione con Ian Anderson e Cliff Bunker dei Jethro Tull è straordinaria e continua. E così, proprio su questa scia si apre la sua esibizione. Ve lo presento volentieri, lo accogliamo con un grande applauso. È Giacomo Lelli. Thank you.
Grazie. Signore e signori, Giacomo Lelli. Grazie. Ma grazie a te, grazie davvero Giacomo. Con Giacomo condividiamo tante passioni, anche quella per il vino. Io volevo insieme a lui mandare un abbraccio virtuale a una persona speciale che oggi non può essere qui con noi perché sta combattendo una bella battaglia.
E sto parlando di Goran Kuzminac. A lui vorrei che arrivasse il nostro grande applauso. Beh, lo ricordiamo insieme a Giacomo, perché tu, Giacomo, sei da quanti anni suo compagno di viaggio? Oltre 26 anni. Oltre 26 anni, quindi... Da lontano? 1991. Dal 1991. Viaggiate costantemente insieme in tutti i sensi, anche mentalmente, anche spiritualmente, se vogliamo. Oggi però, ecco, oltre al pensiero che vogliamo fargli arrivare, il nostro incoraggiamento, il nostro stargli vicino in questo momento particolarmente difficile, vogliamo anche portarlo un po' su questo palcoscenico, esatto, vero? Esatto. Lo facciamo grazie alla magia del video e lo facciamo grazie al flauto di Giacomo Lelli. Questo è un omaggio di Giacomo Lelli a Goran Kuzminac. Prego. Grazie. Giacomo Lelli e Goran Kuzminac. Giacomo, io vorrei che ci raggiungesse Enzo Spinozzi, il patron del festival. Eccolo che arriva, perché c'è un ricordo per te di questa tua appassionata partecipazione al Festival dell'Adriatico, premio Alex Baroni, il premio Alex Baroni 2018 Eccellenza Artistica. Giacomo Lelli.
Grazie, grazie a te. E noi ovviamente, prima di fermarci ancora